Come inizia urlando furioso, lo sanno più o meno tutti. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, eccetera, eccetera, eccetera. Io però vi voglio raccontare la parte vera della storia. E cioè che 500 anni fa, anzi 520 anni fa, a Ferrara viveva Ludovico Ariosto, il quale, pur avendo sempre frequentato la corte, non era poi così nobile e soprattutto aveva una famiglia numerosa da mantenere e quindi non poteva permettersi di non lavorare. Così entrò a servizio del signore di Ferrara, che allora era il cardinale Ippolito d'Este, e ne divenne il segretario personale, ambasciatore, personal assistant, diremmo noi adesso. Se però avesse potuto scegliere, Ludovico avrebbe fatto lo scrittore. Infatti, tra 1500 e 1507 e 1513, nel tempo libero si mette a scrivere un libro lunghissimo che intitola Orlando Furioso. Ora, era una storia di cavalieri, dei paladini, di quelli, no, avete presente il cavaliere medievale? Ecco, i paladini di Carlo Magno, ambientato ovviamente nel Medioevo. Il soggetto, detto fra noi, non era molto originale, anzi, il libro di Ludovico doveva essere il seguito a un altro libro pubblicato qualche anno prima, che si intitolava Orlando Innamorato. Questo l'aveva scritto il conte Matteo Maria Boiardo, il quale, essendo un conte, non aveva avuto nessun problema a far pubblicare il suo libro. Ludovico, invece. Il suo libro, Orlando Furioso, è un poema cavalleresco. Cioè una storia lunghissima di cavalieri, vi dicevo, ma si chiama poema perché è scritto in poesia, non è scritto in prosa, come io sto parlando con voi, come un discorso, ma in versi, cioè in righe che fanno rima. Inoltre, queste rime, questi versi, sono raggruppati in strofe, che si chiamano ottave, perché ogni strofa ha 8 versi. Ogni verso ha 11 sillabe e infatti si chiama endecasillabo. Controlliamo. Considerate che quando c'è una vocale vicino a un'altra vocale conta 1, quindi 11 sillabe. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, 11. E questo è il primo verso. Ma posso andare avanti. Le cortesie, le audaci imprese, io canto, 11. E così per tutto il poema. Perché i versi sono raggruppati in ottave? Perché un'ottava, 8 righe, è giusto quello che ci vuole per introdurre una piccola storia, oppure per parlare di un personaggio e aggiungere qualche informazione in più. Ecco, questa è la forma dell'Orlando Furioso, poema cavalleresco. Ma torniamo a Ludovico. Siccome Ludovico non aveva neanche un soldo per far pubblicare il suo libro, e pubblicare i libri costava tantissimo al tempo, decide di fare quello che tutti gli scrittori facevano, e cioè di farlo leggere al suo signore, Ippolito d'Este, nella speranza che ne finanziasse la pubblicazione. Però Ippolito d'Este non era proprio dedito alla lettura, anzi leggere non gli piaceva proprio. Ippolito d'Este leggeva soltanto barzellette e commedie divertenti. Prese il manoscritto di Ludovico, un tomone alto così. Ne lesse le prime 4 pagine. Ah. Le prime 4 strofe, ma che? Le prime 4 righe, probabilmente. E poi lo restituì a Ludovico, dicendogli che il suo libro era troppo lungo e troppo noioso, e che se proprio voleva buttare via il tempo libero a scrivere dei libri, avrebbe fatto meglio a scrivere delle barzellette oppure delle commedie divertenti. Ancora adesso, a Mantova, nell'archivio, c'è la lettera che Ludovico scrive al suo padrone dopo questo episodio. E in questa lettera Ludovico si scusa profondamente per aver fatto leggere al suo signore qualcosa che non era di suo gradimento. Lo ringrazia per avergli restituito il manoscritto, sì, perché Ippolito poteva anche buttarlo nel fuoco. E infine promette solennemente di mettersi al più presto a scrivere delle commedie divertenti, cosa che poi farà, ma nessuna di quelle commedie è bella come l'Orlando Furioso. Un po' di tempo dopo, Ippolito dovette andare a Mantova per affari e si portò dietro naturalmente Ludovico, che era il suo segretario. Già che erano a Mantova, andarono a far visita alla sorella di Ippolito, Isabella d'Este. Isabella d'Este
alla stessa età di Ludovico. Isabella d'Este ha sposato il signore di Mantova, Francesco II Gonzaga. Francesco e Isabella sono mecenati, accolgono nella loro corte a Mantova scrittori, poeti, pittori, filosofi, tutte persone che hanno l'arte da offrire al mondo. E Ludovico lo sa, e Ludovico si porta dietro il suo manoscritto. E in un momento in cui Ippolito non sta guardando, lo tira fuori dalla borsa e lo porge a Isabella. Isabella conosceva suo fratello Ippolito. Prese il libro e lo nascose sotto il mantello, senza dire nulla. Quella sera stessa, Isabella d'Este iniziò a leggere la storia di Ludovico. Iniziò a leggere l'Orlando Furioso, il libro di Ludovico Ariosto. E quel libro cominciava così. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mar, e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ire, i giovenil furori, diagramante, il loro re, che si die vanto di vendicare la morte di Troiano sopra re Carlo, imperator romano. Il suono è bellissimo, vero? Ma che vuol dire? Primi due versi. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Basta spostare le parole, fare la parafrasi, per scoprire il senso. Ludovico dice io canto, cioè io vi racconto. Le donne, i cavalieri, le armi, gli amori, le cortesie e le audaci imprese. Che furo al tempo che passarono i mori? Che furo? Che accaddero? Nel tempo in cui i mori attraversarono d'Africa il mar. Attraversarono il mar d'Africa. Sì, perché in questa storia si racconta anche di una grande guerra mossa dai saraceni a tutti i sudditi di Carlo Magno. Una guerra che era in corso già da anni nella storia, tra l'impero di Carlo Magno, con il suo cuore in Francia, l'Europa, e le truppe saracene che venivano dal Nord Africa. I saraceni sono chiamati così, sono chiamati Mori, sostanzialmente sono i musulmani. Quindi, i Mori che passarono d'Africa il mar, attraversarono il mar d'Africa, il Mediterraneo in realtà, e arrivarono in Francia. E la strofa dice, e in Francia nocquer tanto. Cioè, questi saraceni erano più forti. In Francia nocquero. Nocquero è una parola strana, ma è il passato del verbo nuocere. Nocquero tanto, perché seguivano l'ire e i giovenil furori. Seguivano quell'entusiasmo, quell'energia del loro re, Agramante, che era uno giovane, appena succeduto al re che c'era prima. E aveva voglia di dare una bella lezione ai francesi. Ah, Carlo Magno, un re vecchietto oramai, invece lui con le sue truppe invade la Francia e i saraceni, vedrete poi nella storia, se ne conquistano almeno metà. Torniamo ai versi. I giovenil furori di Agramante lor re, che si die vanto, cioè che si vantò di vendicare la morte di Troiano, cioè il re che c'era prima di lui, sopra a re Carlo, imperator romano, re Carlo Magno. E poi inizia la seconda ottava. Ludovico aggiunge qualcosa e dice «Dirò d'Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto. D'uomo che sì saggio era stimato prima». Vi racconterò anche di Orlando nello stesso tempo e vi dirò una cosa che non è mai stata detta prima né in prosa né in rima, e cioè che questo Orlando per amore diventò pazzo, matto, fuori di testa. Lui che prima era considerato da tutti così saggio.